Buongiorno direttore, siamo in collegamento col dottor Ravezzani, direttore di Telelombardia. Benvenuto su quotidiano.net. Buongiorno. Noi sappiamo che qui studio a voi stadio la vostra trasmissione sportiva riceverà l'Ambrogino d'Oro. Sì, è stata una Conferma? decisione che ci ha sorpresi e ci ha fatto molto piacere. Bene, allora partiamo subito con le domande. Un programma storico e molto copiato. Perché secondo lei? Ma perché era un'idea buona che ha avuto Muttarini, un dirigente di Telelombardia di ormai 30 anni fa. Nessuno aveva pensato di fare una specie di tutto il calcio minuto per minuto televisivo. La cosa ha preso piede, si è sviluppata negli anni con le diverse conduzioni e ha avuto il merito, secondo me, di rinforzarsi addirittura nel periodo della televisione on demand di Sky, di Mediaset Premium, laddove molti pensavano che avrebbe avuto un calo di ascolti, invece li ha mantenuti, ha saputo anche evolversi e rimane un punto di riferimento per i telespettatori delle televisioni private, non solo della Lombardia. Benissimo, tre punti di forza secondo lei di questa imitatissima trasmissione? Ma uno, credo, il saper rappresentare bene i sentimenti e la passione del calcio. Dico sentimenti e passione perché è una trasmissione, che è molto divertente, che va al di là del solo fatto tecnico e che rappresenta veramente il punto di vista dell'appassionato e del tifoso. E io dico sempre che essere tifosi non è un difetto, non è neanche sinonimo di scarsa cultura. Ci sono professori universitari, medici, avvocati, tifosissimi che si divertono. Alcuni di questi partecipano alle nostre trasmissioni, molti li guardano, quindi è una trasmissione molto trasversale. Quindi credo che abbiamo questa caratteristica di essere sicuramente appassionanti, di essere una trasmissione giornalisticamente molto preparata. C'è una redazione di 12 giornalisti eccellenti, quindi spesso e volentieri siamo i primi sulla notizia, sull'intervista, sull'evento, e poi anche il fatto di avere degli ospiti invece molto prestigiosi, ex calciatori di nome, che si misurano con gli opinionisti, con i giornalisti, a volte col professionista appassionato che vuole parlare con loro e che dibatte con loro. E a proposito di dibattito, il più acceso, quello che si ricorda maggiormente? Ma ce ne sono tanti, è difficile. A me piace dire, ecco, che un dibattito acceso è mai cattivo. E quando vedo, e raramente capita, che si va al di là della polemica, dello sfottò, e ci può essere qualcosa di peggio, io intervengo. Nei dibattiti accesi devo dirle che noi abbiamo uno straordinario opinionista milanista che è Mauro Suma, direttore di Milan Channel, ex giornalista anche di Telelombardia, che si misura con grande ironia, a volte anche con aggressività, con Evaristo Beccarossi, con Andrea Bosio, con Gianluca Rossi. Ecco, devo dire che la squadra di Milan e Inter danno vita spesso ai dibattiti più intensi, ma la Juve non manca perché abbiamo un grandissimo personaggio che è Marcello Chirico, uno juventino che è diventato un idolo un po' anche dei non juventini, che mette il suo sale nella trasmissione. E l'ultima domanda, è stato lei ad avere l'idea di inserire nel suo programma ospiti di fede calcistica diversa. Come e perché ha avuto questa idea geniale, se posso dirlo? Grazie per l'aggettivo, ma io mi sono accorto, io sono approdato 10 anni fa alla guida di questo programma e poi alla direzione di Telelombardia, e ho notato che c'era sicuramente bisogno di cambiare la formula. Prima la formula era: gioca l'Inter, facciamo vedere la trasmissione agli interisti e a un paio di opinionisti neutri, e guai se ci fosse un milanista o uno juventino. In realtà, con il calcio che si vedeva ovunque, io penso di aver capito, perché poi è stata copiata anche questa formula da altri programmi, che c'era bisogno invece di mettere un controcanto, di uscire un po' dalla liturgia che se giocava l'Inter non poteva esserci un milanista che criticava l'Inter, magari anche solo per partito preso. Ecco, far parlare il milanista quando gioca l'Inter o l'interista quando gioca il Milan è stata la chiave in più che ha,
dato più, secondo me, interesse, passione, divertimento. C'è tanta gente che ci scrive e ci dice: io guardo la partita su Sky o su Mediaset Premium, però tolgo l'audio e ascolto voi perché mi diverto il doppio. Ecco, questa per me è la più bella soddisfazione che ci possa essere. Perfetto, allora io la ringrazio e complimenti per questo premio meritatissimo. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie, salve. Allora.